grab my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Ciao, siamo al bike park di Crans-Montana nel cantone Vallese in Svizzera. Abbiamo appena finito di testare il nuovo impianto frenante idraulico Ashima PCB. Si tratta di un sistema frenante idraulico molto innovativo, in quanto i pistoncini all'interno delle pinze sono stati sostituiti da delle membrane resistenti al calore e alle sollecitazioni e che evitano quei rallentamenti delle corse tipici dei cilindri all'interno delle pinze dei sistemi idraulici. Come abbiamo visto nell'articolo precedente pubblicato sul mio blog e su mtb-forum.it, si tratta di un impianto frenante di alta gamma pensato espressamente per l'agonismo in cross country, che però strizza l'occhio anche ad usi un po' più gravosi come un all mountain. Come abbiamo visto nell'articolo, l'impianto è caratterizzato da delle pompe radiali in resina, delle pinze, anche queste radiali particolarmente nuove, in quanto hanno un sistema ad alta pressione che incanala il fluido idraulico appunto in tubi ad alta pressione esterni, e sono nella confezione troviamo anche due rotori iRotor da 160 mm. Oggi abbiamo potuto provare questo impianto frenante in condizioni decisamente gravose e anche superiori come impegno agli usi per cui sono stati pensati. In particolare abbiamo percorso le piste nere, rosse e blu, quindi a tre livelli di difficoltà del bike park di Crans-Montana, un bike park Kona, affrontando certamente tipi di terreni molto diversi e anche delle discese particolarmente impegnative, particolarmente ripide, con tratti tecnici che hanno messo sicuramente a dura prova questi freni, che ricordiamo non sono pensati, non sono stati studiati per usi gravity, ma abbiamo appunto voluto provare nelle situazioni più estreme. Possiamo descrivere gli Ashima PCB con tre aggettivi: potenti, resistenti e modulabili. La potenza l'abbiamo apprezzata nelle discese particolarmente ripide. La loro resistenza si è apprezzata invece nei tratti più lunghi, meno tecnici, in cui abbiamo dovuto frenare per tratti molto lunghi, e infine la modulabilità della frenata, che è sempre stata costante, l'abbiamo apprezzata particolarmente nei tratti tecnici caratterizzati da molte radici, dislivelli, pietre e altri ostacoli.